Nel gennaio di quest'anno la regione aveva siglato un accordo di partnership con l'azienda farmaceutica Novartis per favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione in ambito sanitario focalizzato sulle piattaforme digitali. Oggi gli stessi attori si sono ritrovati per presentare i primi due progetti, frutto della collaborazione avviata a inizio anno, e che riguardano l'adeguamento del sistema organizzativo della sanità e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il progetto prevede due aree di approfondimento fondamentali, più una terza. Le prime due sono quelle proprio di creare e facilitare l'ottimizzazione del percorso del paziente dal territorio fino all'ospedale. Il sistema salute ha imparato con la pandemia che questo percorso è fondamentale, perché altrimenti l'ospedale entra in crisi e non è in grado di gestire in maniera ottimale il percorso paziente, quindi rendere ottimizzare questo percorso è uno dei primi obiettivi che ci siamo posti con la Regione Friuli Venezia Giulia e Novartis da questo progetto. Il secondo è quello della medicina predittiva, ovvero di una medicina che si focalizza sulla fase di prevenzione e di individuazione di segmenti di popolazione che siano a maggior rischio, in particolare nell'area cardiovascolare, maggior rischio poi di eventi avversi e di problemi di salute. Un ulteriore aspetto apportato da Novartis in questo accordo è la propria esperienza, declinata alla crescita delle start-up in regione, finalizzate a modelli tecnologici in ambito sanitario. La sanità ha tre grandi problemi, ha l'appropriatezza, la prossimità e la sostenibilità, quindi ci vogliono modelli nuovi. Bisogna declinare la tecnologia, bisogna alfabetizzare i professionisti del sistema salute e il cittadino, quindi c'è sicuramente un lavoro importante da fare e noi ci poniamo questo obiettivo anche in collaborazioni importanti come questa.